Allora, continuiamo con il prossimo. Adesso tocca un argomento piuttosto interessante che sono gli infection test con Alessandro Candò. Ciao Alessandro, Ciao piacere Alessandro. averti qua. Ti introduco brevemente. Alessandro è un developer presso Decathlon. Ha avuto diverse esperienze internazionali che ha applicato quando è tornato anche qui, quando è tornato qui in Italia, soprattutto in campo di Symfony, PHP con Symfony. Oggi ci parli di un argomento delicato, tocca sempre a tutti quanti, almeno gli sviluppatori che conosco io nell'intimo, è quello dei test, e tu lo ampli con questa parte delle infection, che sono sempre stata una cosa che ho sempre sulla lista delle cose da fare come Shrek. Spero di approfondirli bene nel tuo prossimo talk sull'infection test. Ti lascio la parola. Grazie Alessandro, come hai appena accennato, oggi parleremo dei test di mutazione, che è una pratica non ancora molto diffusa, ma a parer mio estremamente importante per noi sviluppatori per misurare appunto la qualità dei propri test. Il periodo storico in questo momento non è dei migliori per parlare di una libreria che si chiama Infection, anche se ormai ci stiamo uscendo. Ma non ci scoraggiamo, vedrete che potrà veramente esservi utile nei vostri progetti. Faremo un piccolo overview sui test in generale. Anche Roberto nel primo talk ha parlato delle best practice citando i test e anche Alessandro nell'ultimo ha spiegato che ha testato il suo progetto, il suo codice e quindi i test sono estremamente importanti e cerco di allineare tutti. Su questo tema. Introdurremo anche il concetto del coverage di questa metrica, spiegheremo perché è importante o perché lo è meno, vedremo i test di mutazione e poi andremo in profondità su PHP con la libreria Infection. Per ultimo, ma non meno importante, vi spiegherò cosa vuol dire eliminare i mutanti generati da Infection. Poi vi lascerò lo spazio per domande e spero risposte. Partiamo proprio dalla cosa più generalistica che c'è, no? Che tipi di test esistono? Ci sono i test manuali e ci sono i test automatici. Sì, perché in realtà anche quelli che facciamo noi aprendo il browser, facendo una chiamata con Postman, sono dei test alla fine, solo che sono appunto manuali. E gli automatici sono quelli che vengono eseguiti da un sistema di testing appunto automatico. Noi in questo caso ci concentreremo ovviamente su quelli automatici. Poi, in base allo scope, si possono trovare test di integrazione, end-to-end, funzionali, unitari, di accettazione e così via. Sempre in questo caso ci concentreremo sui test unitari. I test unitari sono quelli più semplici che vanno a testare la parte più atomica e piccola, oserei dire, del codice, e sono anche quelli più veloci ad essere eseguiti. Ma in realtà cosa sono in fin dei conti i test? Beh, i test hanno tantissime definizioni, ma a parer mio la definizione più semplice che ci tengo a trasmettervi è che confermano che il codice faccia ciò che pensiamo debba fare. Scusate il gioco di parole, però penso che sia la definizione più semplice in assoluto. Oltre a verificare appunto che il codice faccia quello che debba fare, ci sono alcuni aspetti trasversali che ci aiutano in fin dei conti a migliorare. Il primo è che aiuta a chi sviluppa a pensare alle funzionalità prima di codificarla. Quante volte ci è capitato di buttarci a capofitto nella scrittura del codice, quando in realtà dovevamo soffermarci nel capire cosa voleva in input una determinata funzione, cosa poteva dare in output, qual era il formato che meglio si adattava alla risposta e così via. I test ci aiutano anche a pensare a una funzionalità prima di iniziare a scriverla. Da un feedback immediato. Immaginatevi di testare un pezzetto di codice, il test vi ritorna subito un dato
che vi permette di capire se quello che avete scritto all'interno del vostro codice è realmente quello che vi aspettate. Io in questo momento sto lavorando principalmente su un RMS, cioè un Rent Management System, che ci permette di noleggiare gli articoli sportivi. E ovviamente vi lascio immaginare le migliaia di casistiche che possono crearsi con le varie date di noleggio. In questo caso è molto più semplice scrivere un test che provare a mano i vari use case. Poi aiuta solitamente a creare un migliore design del proprio software, perché indipendentemente che voi usiate TDD, quindi il test driven development, quando solitamente avete una funzione di 1000 righe, è veramente molto difficile riuscire a testarla. Quindi, se già sapete che dovete fare dei test su quella determinata funzione, indubbiamente scriverete funzioni più piccole, atomiche, userete dei design pattern che vi aiuteranno a fare i test, come il dependency injection, estrarre per esempio delle funzioni per renderle appunto atomiche, piccole e quindi facili alla fine da testare. E ultimo, ma non meno importante, consentono di evitare regressioni. Immaginate di aggiornare una libreria o di refattorizzare, cioè cambiare come viene eseguito un algoritmo all'interno del vostro codice, avendo una batteria di test ben scritta e funzionale, riuscirete ad individuare quali sono le eventuali regressioni introdotte all'interno del vostro codice, praticamente all'istante, solo eseguendo la batteria di test. Azienda sportiva, funzione sportiva. Faccio un piccolo disclaimer, questo calcolo l'ho preso su internet, quindi se ci sono degli sportivi oggi al PHP Day, assolutamente non utilizzatela per calcolare la vostra massima frequenza cardiaca, perché non è stata scritta da un medico, quindi non mi prendo nessuna responsabilità in merito. È una semplice classe che, data una funzione getMax, ti permette di restituire e di calcolare la frequenza cardiaca massima di un atleta. Ve la spiego velocemente, ma penso che tutti la riusciate a capire in modo immediato. Esclude i bambini e le persone sopra i 50 anni da questo calcolo, perché avrebbero logiche diverse. Fa un distinguo tra quello che è la frequenza cardiaca maschile massima e quella femminile per ovvi motivi fisiologici, e ovviamente fa saltare un'eccezione in cui il caso in cui cerchiate di introdurre un'età non valida. Questo sarà il nostro codice che andremo pian piano ad analizzare e lo utilizzeremo frequentemente all'interno in questo speech per spiegare appunto i test e soprattutto i test di mutazione. Ho scritto tre test molto semplici. Sicuramente chi di voi è particolarmente esperto di tutto l'ambiente del testing salterà subito all'occhio che non sono di qualità, ma questa decisione è voluta. Poi nelle prossime slide capirete il perché. Il primo test va a testare la frequenza massima cardiaca di un uomo, quindi getMax True di 27 anni, e supponiamo che deve essere ovviamente superiore ai 190 battiti cardiaci. Anche la frequenza cardiaca di una donna di 27 anni deve essere superiore ai 190 battiti cardiaci. E invece la frequenza cardiaca di un bambino di 5 anni, in questo caso, non può essere calcolata attraverso questo algoritmo. E quindi ho sviluppato questi tre test. Questi tre test ci permettono di introdurre un nuovo concetto, come accennavo all'inizio, che è il coverage. Il coverage, o la copertura, è una metrica che indica il valore percentuale della quantità di linee di codice testate rispetto alla quantità di linee codice totale. Quindi, attraverso questo dato e attraverso i test precedentemente scritti,
possiamo ottenere un risultato che è il seguente. Ciò vuol dire otteniamo un coverage del 100%. Andando più nel dettaglio, spiegandolo un po' meglio, il coverage ci indica che in realtà il test, appunto, è passato su tutte le linee del codice. Come potete vedere, è passato per la linea, dalla linea 9 alla linea 15, che sono le linee di codice effettivamente del nostro, della nostra funzione che dobbiamo testare. Con i tre test che abbiamo fatto, abbiamo un coverage del 100%. Molte aziende utilizzano questa metrica per valutare la qualità dei test fatti. In realtà, una domanda retorica che vi faccio, secondo voi con un coverage così al 100% su una funzione del genere abbiamo fatto un buon lavoro? Vi anticipo già che la risposta è no, perché questa metrica ci dà veramente pochissime informazioni, ma non è del tutto inutile, poi vedremo perché. Vi faccio l'esempio opposto. Ho deciso, il primo motivo per cui è utile in realtà questa metrica è per trovare le porzioni di codice non testato. Sai dove i tuoi test non passano. Per esempio, cancellando i due test all'interno della nostra batteria, abbiamo ottenuto un coverage del 60%, quindi si è abbassato quasi alla metà, e difatti le uniche linee testate sono dalla 9 alla 11. E questo in realtà è un aspetto positivo dell'utilizzare questa metrica che è il coverage. Il lato intermedio è totalmente inutile, che è un po' l'argomento di questo speech, per determinare la qualità dei test fatti. Abbiamo un 100% di coverage e nel nostro esempio abbiamo test di bassissima qualità. Addirittura si potrebbe ipotizzare a dei sistemi automatici che ci permetterebbero di passare per tutte le linee del codice, del nostro codice sviluppato, dando un coverage quindi del 100% in maniera automatica. Non sarebbe assolutamente utile per verificare i casi in cui i test hanno in realtà un'utilità. Ultimo, ma non meno importante, aspetto negativo del coverage è che genera un falso senso di sicurezza nei nostri test. Avete visto la nostra funzione, la nostra classe Heart Rate Calculator? Ha un coverage del 100%, quindi uno sviluppatore si aspetta che questa classe sia ben testata, completamente testata. In realtà io ho deciso, per esempio, di cambiare un valore perché secondo me 0.7 non è un valore accettabile e inserisco 0.5. A questo punto i miei test dovrebbero fallire perché la classe è testata al 100%. In realtà i test passano tutti, sono tutti in verde. L'ho anche ingrandito per darvi evidenza del problema, quindi vuol dire in questo caso qua che se io sviluppatore mi sentivo sicuro di avere un 100% di coverage su questa classe, vedendo questo risultato in realtà mi viene qualche dubbio. E in questo caso ci vengono in aiuto i test di mutazione. I test di mutazione ci aiutano a determinare la qualità dei test fatti. Cosa sono i test di mutazione? È una tecnica di test basata sugli errori che fornisce un criterio di test chiamato Mutation Score Indicator, l'MSI. L'MSI di fatto è utilizzato per misurare l'efficacia di un set di test nei termini della capacità di questi test di rivelare degli errori all'interno del codice. Come funzionano i test di mutazione? Seguono tre step. Il primo, vengono applicate delle mutazioni sul codice e quindi vengono generati dei mutanti. Immaginatevi che la libreria che utilizzerete fa una foto del vostro codice, introduce un mutante, quindi una mutazione all'interno del vostro codice, ed esegue i test su quella classe. Quindi siamo al punto 2, passano i test attraverso il codice. Lo fa varie volte per ogni mutante
Solitamente le librerie che utilizziamo lo fanno con intelligenza. Cosa vuol dire? Che se io introduco un cambio nella linea 3 del mio codice, il sistema, la libreria che esegue i test di mutazione, solitamente eseguirà solo i test che passano sulla linea 3 del mio codice, non esegue tutta la batteria, migliorando quindi ovviamente le performance e i tempi di esecuzione di tutta la batteria. Ultimo, verificano i risultati. Cosa vuol dire verificare i risultati? Se io introduco un errore all'interno del mio codice, dovrebbero i test che passano su quella linea di codice fallire e quindi darmi evidenza che quell'errore è stato individuato. Se quell'errore non viene individuato, i test continuano a essere green, verdi, e quindi c'è un problema all'interno del nostro, all'interno dei nostri test. Che mutazioni esistono? Io qua ho preso, faccio un mea culpa in realtà, non sono andato a cercare le mutazioni che esistono su tutte le librerie di tutti i linguaggi del pianeta, mi sono basato sulle mutazioni che esistono, che genera Infection come libreria. In questo caso qua ve ne cito alcune. Per esempio vengono cambiati, viene cambiato l'uguale con l'uguale uguale uguale, oppure viene incrementato o decrementato un intero all'interno del vostro codice, viene convertito un maggiore con un minore, viene convertito un booleano con true o con false e così via. Vi ho lasciato all'interno delle slide il link con la lista di tutte le mutazioni che Infection, in questo caso la nostra libreria, produce. Quindi andiamo a vedere il nostro codice. Il nostro codice che mutanti ha generato. Come possiamo vedere, ha generato due mutanti cambiando il maggiore col minore, un true con un false, un uguale con un diverso, andando a cambiare, aumentare e decrementare gli interi, e a cambiando gli operatori matematici, il più col meno, il diviso col per e così via. E abbiamo notato da questi test che si sono generati ben 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 mutanti. Cosa succede al mutante? Il mutante, la situazione più interessante e positiva dei nostri test è che il mutante venga ucciso. Quindi introduco un errore all'interno del codice, eseguo il test che passa su quella linea di codice, il test fallisce. A quel punto il mutante si dice che viene ucciso. Mutante non coperto vuol dire che il test non passa attraverso quella porzione di codice. E solitamente c'è un flag che si mette sulle librerie di test di mutazione che ti permette di eliminare dalla mutazione le linee di codice che non sono coperte da test. Questo perché una linea di codice non coperta da test ovviamente genererà dei mutanti che non verranno individuati. Not coverage, noi avendo un coverage del 100%, il not coverage sarà zero, perché in realtà tutte le linee di codice sono testate, quindi non avremo questo tipo di problema. Ultimo e caso peggiore è il not detected. Il mutante non è stato individuato, quindi è riuscito a scappare, chiamiamolo così. Quindi è stato introdotto un errore all'interno del nostro codice, i test sono passati e sono rimasti comunque in verde. Questa è la situazione peggiore, la peggiore in assoluto. Ci sono altre due casistiche che sono un po' borderline, sono limite. Non sono così negative, ma io consiglio sempre di dare un'occhiata ai log della libreria per capire cosa succede in questi due casi e magari migliorare il codice o evitare che possano succedere. Il primo è il fatal error, vuol dire che una mutazione che viene introdotta all'interno del nostro codice ha generato un errore fatale. Un esempio classico è la divisione per zero. Poi c'è il timeout invece, che nel caso in cui una condizione di uscita di un determinato loop, per esempio,
è andata in time out, quindi il sistema è rimasto ad aspettare per X tempo e ha notato che il codice non produceva ancora nessun effetto. E questo l'esempio classico, anche qui, è un ciclo while in cui una condizione di incremento viene sostituita con una condizione di decremento, e in questo caso qua non esce più dal loop while e quindi va in time out. E ci sono le librerie, tendenzialmente cercano di evitare il più possibile queste condizioni, ma ovviamente ci sono delle casistiche che non riescono a individuare, e quindi ci si aspetta che causino questi due problemi. Piccolo off topic sul timeout: vi consiglio sempre di aumentare leggermente il timeout, la soglia di timeout data di default da Infection, e in questo caso qua Infection, ma anche le altre librerie, soprattutto se utilizzate sistemi di continuous integration e delivery. Questo perché può succedere che, dati ambienti diversi con performance diverse, il timeout, soprattutto con delle chiamate, magari con test di integrazione o funzionali, possa generarsi in alcuni casi e in altri casi no. Quindi in questo caso qua è sempre meglio aumentarlo leggermente in modo tale da avere le stesse metriche su tutti gli ambienti. Ok, siamo al PHP Day, quindi tutto quello che vi ho spiegato fino adesso potete applicarlo a qualsiasi linguaggio, con qualsiasi strumento. Oggi al PHP Day in particolare parleremo di una libreria che è Infection, ma ci tenevo a citare anche Humbug. Ormai è deprecato, non ha più manutenzione da diversi anni, e addirittura lo stesso ideatore di questa libreria rimanda a Infection, che attualmente è l'unica, e a parer mio è molto valida, soluzione per i test di mutazione in PHP. E scusate il piccolo inciso, ma magari c'è chi lavora anche con altre tecnologie. Ultimamente ho lavorato con Spring Boot e ho utilizzato PitTest per questa mia necessità, ed è un'ottima libreria anch'essa, funziona alla perfezione. E invece su JavaScript avevo provato in particolare Striker, e anch'essa funziona egregiamente. Quindi tendenzialmente tutti i linguaggi di programmazione, almeno quelli che ho potuto affrontare io con un po' più di profondità, hanno una libreria di mutation test a disposizione. Infection con PHP. Infection per le ultime versioni richiede una versione di PHP maggiore rispetto alla 7.4, un sistema che ti permetta di generare il coverage, il file di coverage. Per esempio noi utilizziamo pcov, ma anche di Xdebug in alcune situazioni, e un test framework PHP di quelli che ho citato nella slide. In particolare noi utilizziamo PHP Unit, che è il più diffuso. Potete installare Infection in mille modi, scaricando il pacchetto con la wget, oppure installandolo con Corposer in locale o in globale, non è un problema. Questo sta un po' alla vostra decisione di come gestire i pacchetti, questo tipo di pacchetti. Successivamente inizializzate la libreria, Infection Init vi aprirà una CLI che vi chiederà alcune semplici domande, per esempio dove sono situati i test o dove salvare i log, e per ultimo potete runnare Infection. In questo caso qua è installata all'interno dei vendor, utilizzate il flag threads almeno con 4 thread, perché velocizzerà di moltissimo l'esecuzione dei test di mutazione. Questo è il risultato, eseguendo Infection, che otteniamo sul nostro codice. Come potete vedere, sono stati generati 20 mutanti, di cui 9 mutanti sono stati eliminati e 11 mutanti non sono stati individuati. Quindi il nostro mutation score indicator è del 45%, piuttosto basso. Andiamo a vedere adesso le altre metriche, cosa vogliono dire. Come vi ho citato, il mutation score indicator è il numero di mutanti uccisi diviso il numero di mutanti totali moltiplicato per 100. Nel nostro caso è 45%.
L'MCC invece è una media, è in media molto simile al coverage, quindi nei nostri test sarà sempre il 100%, che è il mutale, perché abbiamo un coverage uguale al 100%. È il totale dei mutanti coperti sui mutanti totali. Il CCC, MSI invece ti mostra quanto siano efficaci complessivamente i tuoi test. Anche qua noi avremo lo stesso valore del Mutation Score Indicator perché il nostro codice è testato appunto al 100%. Sarà un valore diverso se il codice non sarà testato al 100%. Vi riporto nuovamente l'esempio, come potete vedere la calcolatrice che ci permette di calcolare il battito cardiaco e i mutanti che sono stati generati dalla nostra batteria di test. Adesso andiamo ad eliminare i mutanti. Il primo mutante che andiamo ad eliminare è molto semplice. Solitamente nei test è meglio sempre fare il test più specifico possibile. Qui noi calcolando il maggiore abbiamo lasciato aperte appunto le porte a mutazioni veramente molto, molto facili. Come possiamo uccidere queste mutazioni? Semplicemente trasformando il maggiore in uguale. Quindi la frequenza cardiaca per un uomo di 27 anni massima è di 192.4 battiti al minuto. In questo caso qua, grazie a questo cambiamento, abbiamo ucciso ben 6 mutanti. Se come vedete nella parte sinistra è il vecchio codice, nella parte destra è con questo improvement siamo riusciti appunto a uccidere ben 6 mutanti, aumentando il Mutation Score Indicator a 75%. La stessa cosa lo facciamo per la donna. Una donna di 27 anni non avrà un battito cardiaco superiore a 190, ma avrà esattamente 190.1 battiti al minuto. Grazie a questo cambiamento riusciamo ad uccidere altri 3 mutanti sul secondo returno, come potete vedere. Ne rimangono altri 2 sulla prima linea. Anche qui andiamo a cambiare il test utilizzando il caso limite. Il caso limite è il caso più vicino possibile in cui il codice cambia. Per esempio, il bambino di 5 anni non è il caso limite, ma il bambino di 13 anni sì lo è. Grazie a questo cambiamento riusciamo ad eliminare un mutante sul primo if, aumentando il Mutation Score Indicator al 95%. Però, come potete vedere, ci manca da testare un secondo caso limite, che addirittura non avevamo nemmeno pensato all'inizio, che è l'età superiore ai 49 anni. In questo caso qui, quindi, introduciamo un ulteriore test rispetto alla batteria di test iniziale che abbiamo modificato, introducendo il secondo caso limite, che è 50 anni. Quindi una frequenza cardiaca per un uomo di 50 anni è un'età non valida. In questo, contemplando anche questa casistica, siamo passati su tutte le linee del codice avendo un coverage al 100%, ma anche siamo riusciti ad eliminare tutti i mutanti, arrivando a un Mutation Score Indicator del 100%. Questo ci permette di affermare che i test sono di qualità. Vi faccio un piccolo esempio pratico, perché questo che abbiamo visto fino adesso è tutta teoria, funzioni abbastanza semplici. Noi utilizziamo Infection su tutti i nostri progetti, sui progetti core. Per esempio, questo è appunto il sistema di rent che stiamo sviluppando in Decathlon Italia. È un'architettura orientata ai microservizi, quindi questo è uno dei microservizi che abbiamo. Vengono generati 775 mutanti, di cui 575 vengono uccisi e 200 scappano dalla nostra batteria di test. Il Mutation Score Indicator è di un 74%, quindi è piuttosto basso rispetto alle mie aspettative. Noi cerchiamo sempre di rimanere almeno sull'80%. Il tempo di esecuzione di questi più di 700 mutanti sono circa 33 secondi e occupa 0,3 giga di memoria.
Questo è un microservizio che ha prevalentemente test unitari. Difatti, vedete, 37 secondi per 700 mutanti è un buon risultato, quindi facilmente accettabile all'interno di un sistema di continuous integration. Questo è un altro microservizio del nostro ambiente. Come potete vedere, è leggermente più piccolo, genera circa 400 mutanti e solo 33 non vengono individuati dal nostro sistema di testing. Riesce ad avere un mutation score indicator del 90%, si esegue però in più tempo rispetto al precedente, perché ha numerosi test di integrazione e funzionali, utilizzando ovviamente anche più memoria. Ma anche qui rientriamo in un discorso completamente accettabile dal punto di vista delle tempistiche in un sistema di continuous integration. Se voleste implementare voi un sistema di continuous integration che vi permetta di eseguire i test di mutazione, io ho copiato e incollato quello che vi suggerisce Infection, cioè utilizzando Travis. Però come potete vedere, vi assicuro che è estremamente semplice. Potete vedere, scarica il pacchetto e runna il pacchetto indicando un minimo mutation score indicator di 48. Vi assicuro che io faccio la stessa identica cosa nelle GitHub Action. In realtà il sistema di continuous integration che c'è dietro non cambia nulla rispetto a quello che dovete fare con Infection. Concludo, vi do alcuni suggerimenti. Il primo è integrare nel vostro sistema di continuous integration e delivery i test di mutazione. Questo vi permetterà di risparmiare tempo in futuro. Sui nuovi progetti è consigliabile, a parer mio, iniziare ad utilizzare questa tecnica, mentre sui progetti già avviati c'è una tecnica che suggerisce appunto Infection, che è quella di darsi un KPI minimo. Per esempio, runnate i vostri test di mutazione, ottenete uno score del 40%, mettete come minimo livello il minimo livello MSI il 40%, così quando andrete a sviluppare le nuove funzionalità sarete, tra virgolette, costretti ad aumentare. Quando arriverete a un più 10% rispetto al minimo che avete stabilito, quindi arriverete a un 50%, Infection vi segnalerà un warning e vi dirà: ok, avete raggiunto il 50%, cosa dici di aumentare l'MSI per riuscire a dare un maggiore qualità ai vostri codici, al vostri test? In questo modo aumenterete la vostra qualità dei test in modo iterativo. Ultimo, ma non meno importante, ci tengo a chiarirlo, che i test di mutazione verificano la qualità dei test, che è diversa dalla qualità del codice. Io posso avere un codice pessimo, ma dei test perfettamente scritti, e quindi in questo caso qua i test di mutazione non vi verrebbero in aiuto. Grazie mille, quello che vi dico è anche in Decathlon Italia stiamo cercando nuovi membri del nostro team, spaziamo su mille tecnologie perché abbiamo molte applicazioni e diversi ambienti di sviluppo, quindi quello che vi dico io è: se vi è piaciuto il racconto che vi ho fatto e la qualità con cui noi cerchiamo di fare queste cose e le tecnologie con cui lo facciamo, vi invito a scrivermi, vi ho lasciato l'email ma anche Twitter e LinkedIn se avete voglia di contattarmi. Siamo ben disposti a farci una chiacchierata assieme, eventualmente a trovare il miglior posto per voi. Grazie ancora, e ci tengo anche a ringraziare tutta l'organizzazione per il fantastico lavoro che hanno fatto. Grazie a noi che ti ringraziamo. Tanto grazie di essere stato qua, grazie di tutto quanto, e mi raccomando, per tutti quanti, come per gli altri talk, votate su JoinIn per miglioramenti, consigli e anche solo per complimenti, perché ci stanno tutti, penso. Era veramente un talk molto interessante e, come ti dicevo all'inizio, tocca sempre tutti molto nell'intimo. Ti faccio subito una domanda che arriva dal pubblico, da parte di Davide.
che chiede da che libreria consiglieresti di cominciare per gli unit test e come implementarla in un codice esistente, quindi qualcosa di legacy o di pregresso. Allora, sicuramente io personalmente ti consiglierei PHP Unit perché c'è tantissima documentazione, è quello più utilizzato, quindi magari probabilmente ti risulterà anche più facile ritrovare tutto il necessario per fare i tuoi test. Sul codice legacy, penso che iniziare ad approcciarsi ai test su un codice legacy sia uno sforzo non da poco, perché è molto più difficile ovviamente fare test su qualcosa di già scritto rispetto a un codice completamente nuovo. Però ci sono varie tecniche che ti permettono di testare delle funzioni su un codice legacy, per esempio estrarre le funzioni, renderle il più possibile pure, in modo tale che abbiano degli input e solo degli output e non interagiscano con altri sistemi, in modo tale da fare degli unit test su quella determinata funzione. Questa è una delle tecniche possibili, ma ce ne sono veramente tantissime. E sì, probabilmente per un primo approccio ti consiglierei prima di capire come funzionano i test e come utilizzarli. Quindi prendi un codice tuo o scrivi qualche test per iniziare e poi affronta il codice legacy che probabilmente avrà più difficoltà al suo interno rispetto a un semplice a un codice nuovo, ecco, scritto da zero. Un'altra domanda da Antonello dice: usate Inflection anche in progetti più complessi o datati e con magari anche test di integrazione, tra parentesi, più lenti? Sì, allora, in realtà quello che vi ho il secondo esempio che vi ho mostrato si parla proprio di test integrazione. Ci sono due scuole di pensiero, c'è chi utilizza i test di mutazione solo sugli unitari. Noi personalmente li utilizziamo anche sui test di integrazione, con, devo dirvi la verità, buoni risultati. Per quanto riguarda progetti legacy, dipende un po' dalla versione di PHP. In realtà è la cosa che mi spaventa un po' di più. Dipende che versione hai, però se è superiore alla 7.4, io ti consiglierei di provarlo, di provare ad allenare Inflection e vedere che risultato ti dà. Potresti stupirti positivamente e avere un mutation score indicator piuttosto alto, o potresti stupirti purtroppo negativamente e avere un mutation score indicator piuttosto basso, che però ti mette già in allerta e ti permette di strutturare i test futuri meglio. E sicuramente in modo con più qualità rispetto a quelli che avete fatto, magari pensando a dei casi limite a cui non avevate pensato. Quindi io te lo consiglio assolutamente di provarlo. L'unica cosa che potrebbe risultarvi difficile è integrarlo nella continuous integration, perché magari ci mette tanto tempo ad eseguirsi. Ho eseguito Inflection su progetti dove per vedere il risultato il sistema ha tardato quasi un quarto d'ora, che non è accettabile a parer mio su un sistema di continuous integration. Certo. Ho un'ultima domanda da quello che vedo qua. Davide chiede: e se devi testare funzioni che prendono dati che possono essere diversi fra i mock test con dati preparati tra doppi apici in anticipo? Non sono sicuro di aver capito, provo a rispondere. Sì. Se i dati vengono presi da dei file o delle strutture dati definite, non è detto che ci sia una mutazione che ti vada a cambiare quel dato. Quindi in quei casi lì in realtà riceveresti i dati e quello che andrebbe a cambiarti sarebbero solo le logiche all'interno delle tue funzioni. Comunque anche qui, ripeto, Inflection lo puoi usare tranquillamente, otterrai un risultato e in base a quel risultato potrai decidere un po' come agire. Potresti stupirti e dire ok, ho un mutation score indicator piuttosto alto, quindi nonostante la batteria di test sia piuttosto grande e con dati diversi in ingresso,
i mutanti che vado a generare e poi uccidere sono alti, e quindi non ho grossi problemi sulla qualità dei test. Se non ti ho risposto esaustivamente, dimmi pure che cerco di... penso che fosse anche abbastanza estesa, penso che tu abbia risposto perfettamente. Ti faccio un altro paio di domande. È possibile escludere alcuni test dal calcolo dell'MSI? Sì, è possibile escludere a livello globale attraverso un flag. In realtà tu sotto Infection utilizzi il sistema di PHP Unit, per esempio. Infection ti permette di passare dei parametri a PHP Unit, quindi per esempio tu potresti definire dei gruppi di test e digli a PHP Unit di escludere quei gruppi di test. Infection, avendo PHP Unit sotto e utilizzando PHP Unit come motore di test, escluderà anch'esso i test. Inoltre puoi escludere anche delle mutazioni all'interno dei test attraverso delle regex, attraverso il JSON che si viene a generare, che è infection.json, nella tua root del progetto. Puoi decidere anche un po' come parametrizzare Infection perché escluda determinate casistiche. Certo, poi avevo un'altra domanda, ma mi sa che tu abbia già risposto, cioè se gli Infection o in generale i test di mutazione funzionano solamente con i test unitari, ma mi sa che era la domanda sui test di integrazione di prima. Mi pare di vedere che non ci siano altre domande, quindi... Io ti ringrazio ancora una volta, bel talk. Grazie a voi. Grazie. E se ci sono altre domande, comunque tu hai lasciato tutti quanti i recapiti, anche di assunzione, ho visto. E tante, tante belle cose, grazie ancora di essere intervenuto oggi. A voi. Ciao. Ciao. Thank you.